anche per noi, no? È più facile abitare in una piccola casa più gestibile anziché in una grande casa ingestibile. Anticamente i vescovi appartenevano anche alla nobiltà, quindi il loro palazzo doveva emulare il palazzo dei nobili, altrimenti sembrava che la chiesa fosse da meno dell'aristocrazia, e questo non era possibile. E quindi i palazzi vescovili in genere evocano i palazzi nobiliari. Oggi è imbarazzante per noi abitare in questi palazzi. Prima di tutto, come vi dicevo, che sono ingestibili, andate a riscaldare un palazzo come questo, andate a illuminarlo, andate. Vabbè. E poi perché per un fatto proprio funzionale, per noi è molto più semplice abitare in una casa piccola, gestibile, anche quando il vescovo riceve tante persone povere, bisognose, mostrare, diciamo, un fasto fuori tempo e fuori luogo e anti-evangelico, oggi non è più il caso. Anticamente si giustificavano tante cose, ma oggi noi cerchiamo di vivere in maniera anche più semplice. Papa Doce. Papa Doce, certamente. Il Papa ha lasciato l'appartamento apostolico e se n'è andato a Santa Marta. Allora, questo appartamento sarà destinato a polo museale del museo Sorrentino Stabiese, che è unico, però ha tre poli, perché la penisola è conformata in un certo modo, è il frutto di antiche diocesi accorpate. Quello di Castellammare è già aperto e fruibile da diversi anni e raccoglie soprattutto il materiale archeologico trovato sotto la cattedrale nell'area Christianorum. Quello di Vico si trova sotto l'antica cattedrale di Vico e riguarda soprattutto la fabbrica della chiesa, un po' la città e la diocesi di Vico. Questo di Sorrento nascerà, sarà allestito appena possibile, appena troveremo i fondi, e diciamo è tutto, tutto allestito nell'appartamento storico del Palazzo Vescovile. Questo palazzo è il frutto di continui restauri. Alla base c'è l'insediamento della chiesa sorrentina in questo posto, che risale probabilmente al V secolo. Questa era un'insula sacra tra cardini e decumani dell'antica città greco-romana di Sorrento, che comprendeva l'abitazione del vescovo, la cattedrale, il battistero, più tardi il seminario, il campanile. Era tutta, diciamo, incentrata in questo posto. E qui il vescovo di Sorrento si è insediato circa il V secolo. Questo non significa che il cristianesimo è arrivato dopo 500 anni. Il cristianesimo arriva subito, però la Chiesa si organizza un po' più tardi. Secondo la tradizione, il primo vescovo di Sorrento fu San Renato, che era un eremita che viveva più o meno dove oggi si trova il cimitero a lui intitolato, che fu strappato dai sorrentini e costretto a diventare primo vescovo della città. Questa è una tradizione, ma è possibile. E quindi questo posto è il posto in cui la Chiesa si insediò fin dai primi secoli. Chiaramente le cose poi sono cambiate e non sempre in meglio, no? La cattedrale è stata continuamente devastata fino a presentare il volto attuale, che non è granché. Basta che vedete l'ultimo libro postumo di Mario Russo, vi rendete conto di che cosa doveva essere la cattedrale con tutto l'apparato marmoreo alto medievale e medievale. Purtroppo i gusti cambiano. Anche questo palazzo, chissà quante volte è cambiato. Attualmente è il frutto di una, diciamo, di un restauro ottocentesco, ma l'impianto è molto antico, come vi dicevo. Monsignor Giulio Pavesi, il povero vescovo che si trovò a prendere la diocesi di Sorrento subito dopo il sacco dei turchi del 13 giugno del 1558, lui entrò nel mese successivo a luglio, trovò una città devastata, trovò i sorrentini deportati e tutto bruciato e distrutto. Quindi con molta pazienza ricostruì un po' tutto e ricostruì anche la sua casa, la casa vescovile. Quindi fu lui, Monsignor Giulio Pavesi, che era bresciano,
a ricostruire questa casa, questo palazzo arcivescovile. Adesso nella sala affrescata vi mostrerò anche quello che rimane di quel periodo, che è la cosa più preziosa e più bella, non solo per la chiesa ma per tutta la città di Sorrento. Quindi questo palazzo, diciamo, attualmente nella veste attuale è una veste ottocentesca, ma andiamo ad affondare le radici nei secoli all'origine della comunità cristiana sorrentina, quando ebbe il primo pastore con la sua cattedrale e la sua casa. Adesso ci spostiamo piano piano